Pronto? Pronto? Sì. Signora Alessandra? Sì, chi è? Mi scusi, buonasera, qui Radio 24, la disturbiamo? Sì. Mi dica. Senta, no, siccome ho letto una cosa che lei ha scritto, innanzitutto le faccio le condoglianze per, certo, per quello che è successo. Sì, grazie. È una cosa che lei ha scritto su Facebook, non so su quale profilo, forse quello di sua figlia. Spero di vederli soffrire fino alla morte, credo, no? Spero di vederli soffrire, sì, lentamente, fino a morire. Sì, alla morte, sì. Sì, volevo sapere a chi si riferiva, cioè agli eventuali... Ai carnefici di mia figlia. Lei da madre, se me lo permette, sì, lo penso. Beh, no, certo. Sì. Cioè, lei pensa che chi ha ucciso sua figlia vada ucciso, cioè meriti la pena di morte? No, no, non dico questo. Ma se lo lasciassero a me per quello che hanno fatto a mia figlia... Sinceramente lo farei, gli farei la stessa identica cosa che hanno fatto magari a mia figlia. Certo, certo. E questo era. Cioè, spero di vederli soffrire fino alla morte, cioè se lei li avesse davanti farebbe la stessa cosa che hanno fatto a sua figlia. Sì. E senta, che cosa le stanno dicendo gli investigatori su questa storia del nigeriano? Che ci sono certezze da questo punto di vista? Stiamo sentendo in televisione e su internet, stiamo vedendo cose travisate, cose... Tipo che cosa, per esempio? Anche inventate. Cosa, per esempio? Cose che magari prendete, non so, non dico che è lei, No, no, però... perché... Prendete frasi dette magari in un certo periodo e riportate a questo periodo. Ma no, guardi che in realtà la storia del passato di sua figlia interessa poco in questo momento. Ognuno ha ha avuto i suoi problemi, le sue cose, la cosa Per quello che abbiamo da dire noi dopo non credo che interesserà poco, anzi. In che senso? Anzi, lei non si preoccupi. Lei ha fiducia nella giustizia? Conto che ci sia giustizia, spero che ci sia giustizia e che venga fatta giustizia. Sì, certo. Certo. No, ci sono tanti esempi di persone che magari sono state condannate e poi escono di galera dopo pochi anni, da questo punto di vista. Lei lo sa, no? L'Italia, o no? Sì, anche che persone vengono messe in galera 2 o 3 giorni e vengono rimesse subito fuori perché magari sono extracomunitarie. Sì. Vi faccio un esempio reale, sì, reale, per esempio a Roma, zona Pigneto, zona San Lorenzo, sì, soprattutto lì nel parco. Sì. Le forze dell'ordine sanno benissimo chi sono gli spacciatori. Sì. Cioè, lei dice però che... non possono fare nulla, sì, perché magari hanno le mani legate. No, è vero, mi dicono che anche a Macerata, dove si è consumata purtroppo questa tragedia che riguarda sua figlia, c'è una zona di spaccio assolutamente incontrollata. Questo non lo so, non vivo a Macerata, quindi questo non lo so. Cioè no, va fatta pulizia di questa roba, dice lei. Dovrebbero dare più potere magari alle forze dell'ordine per prendere questi spacciatori. Sì, certo. Giusto. Lei sa che la politica stanno già litigando su sua figlia, sì? La politica sta litigando su mia figlia? Cioè, alcuni dicono appunto che una morte di Stato come Salvini, la Boldrini che risponde. Non voglio rispondere a queste cose perché non brava. La politica è meglio lasciarla da parte adesso. Brava, brava. Per ora è meglio lasciarla da parte. Adesso pensiamo noi familiari certo, al dolore e a capire cosa è successo. E a risolvere un attimo il caso e a dare giustizia a questa morte atroce. Sì. Perché morire così non è giusto. No, ma assolutamente. Non è proprio giusto per nessuno. A 18 anni, figuriamoci. Cos'è che le sta dando fastidio in queste ore? Cioè, quello che dicono su sua figlia, che cosa? Cosa mi dà fastidio in queste ore? A parte il dolore, naturalmente, per la morte di sua figlia, che per carità. Guardi, non sto neanche tanto seguendo, mi stanno riportando altre persone quello che dicono in TV. Certo. E quindi neanche sto tanto seguendo perché so che ne dicono tante. No, siccome però lei infastidisce un po' che la politica intervenga su questa roba, che litighino su questo, la infastidisce. No, non mi infastidisce, non ho detto questo, ma non voglio parlare di... anzi, facessero qualcosa. Per che cosa? Per fermare chi? Tutto questo scempio che c'è in giro, in tutta Italia. Cioè per fermare questo scempio. Cioè facessero i politici facessero leggi, facessero, non lo so, qualcosa per fermare tutto questo scempio, perché non è solo mia figlia che è capitata nella droga. Ci sono miliardi di ragazzi, di ragazzini che stanno con alcol, giochetti, dipendenti da giochi, stupefacenti, droghe pesanti. Non ci sono le leggi che aiutano anche questi stessi ragazzi e anche noi familiari. Non ci sono, ok? Cioè voi non siete aiutati da questo punto di vista? Poi saprete meglio tutta la storia.
Lei si fidi, saprete bene tutta la storia, perché mia figlia non è stata solo in comunità, ok? La comunità, lei ci ha voluto entrare in comunità. Sì. Mia figlia non è stata solo in comunità. E comunque anche... C'è stato un percorso prima, sì, che poi dovrete sapere poi dopo. Comunque, okay? Comunque... E ci sono varie strutture, sì, che hanno sgravato su molte cose. Va bene, signora, grazie. Arrivederci.